Vorrei soltanto citare i nomi delle persone che interverranno durante la sessione. Io sono Elisabetta, ma sono previsti anche altri interventi e il motivo per cui vorrei citarli è perché parte di quello che dirò ha in qualche modo presentare una riflessione e una serie di domande che su cui le altre persone che interverranno nel corso della sessione potrebbero voler provare a rispondere. Quindi dopo di me interverrà Francine Mestrum, Alan Tuchman, Massimo De Angelis, Iannis e Francesco Brancaccio. E quindi vi chiederei per favore di tenere a mente le domande che andrò a porvi, perché spero che cercherete di provare a rispondere. Il titolo della sessione è Come rafforzare la costruzione del comune. E penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che questo sia un obiettivo importante, ma una delle prime domande che voglio porvi è: perché vogliamo costruire il comune? A mio avviso, la mia risposta è che costruire il comune è una forma di reazione alla crisi economica, sociale e in parecchi paesi anche politica. Quindi non è questione di, non si tratta semplicemente di fare i conti con qualcosa che all'improvviso non si sa perché esplode nella società, ma piuttosto di una reazione più ampia a una situazione che è sotto gli occhi di tutti e che è una situazione che chiama in causa aspetti economici, sociali e politici nel quadro di una crisi diffusa. Ma c'è anche un'altra ragione che sta alla base del desiderio di costruzione del comune, ed è il fatto che la costruzione del comune è un modo per creare e rafforzare legami sul livello locale. E quindi è un qualcosa che parla della costruzione delle alternative, alternative di cui abbiamo bisogno. Quindi si tratta di cooperare, anche di costruire una cooperazione tra diverse sfere. Creare alternative, rispondere a livello locale e rispondere a una situazione di crisi. In passato, ad altre crisi si è risposto in altri termini, ma noi oggi discutiamo di del modo in cui noi oggi rispondiamo a questa crisi e delle modalità specifiche con cui stiamo rispondendo, e quantomeno in Europa, ma voglio sottolineare che non si tratta solo di una questione europea, ma piuttosto di una crisi globale e quindi di una reazione globale. Sebbene l'80% delle esperienze di cui stiamo discutendo siano esperienze europee, non stiamo parlando di una questione esclusivamente europea, ma che riguarda tutto il mondo. Quindi la mia risposta al perché vogliamo costruire il comune è questa, ma forse altri vorranno rispondere in altri termini e vi invito a farlo. Seconda domanda. Cosa definisce, in che modo possiamo definire cos'è un bene comune? Chi decide se un qualcosa è o non è un bene comune? Questo ha a che vedere con la discussione che abbiamo appena fatto in materia di istruzione, di lavoro. L'istruzione è un bene comune, il lavoro è bene comune. Per poter rispondere alla domanda del se qualcosa sia da considerare un bene comune, dovremmo innanzitutto definire il bene comune o il comune, perché non esiste una definizione comune di bene comune.
non c'è una definizione unanima, e questo è un bene, non è un problema. La ragione per cui non c'è una definizione unanima è che il background, i contesti e gli approcci politici sono diversi, per non parlare della questione linguistica o piuttosto del quadro giuridico in cui le battaglie si inseriscono. Quindi il problema non è questo, ma diciamo, perdonatemi il gioco di parole, diciamo che il punto è: quali sono gli aspetti comuni nelle possibili definizioni del comune? Ed in ogni caso, chi? Chi ha quale titolo ha diritto di dire questo è un, questa cosa qui rientra nella sfera di ciò che è considerabile bene comune e quest'altra no? Questo è un qualcosa che ci sono alcune esperienze che vanno avanti da anni, se non da decenni, e che oggi vengono definite come esperienze di costruzione del comune, ma in passato non venivano definite in quanto tale. Allora, qual è il punto? La parola bene comune va di moda, o piuttosto è una questione di una risposta a una situazione diffusa? E perché il dibattito sui beni comuni è così importante? Saremo in grado in futuro di riuscire a mantenere vivo il dibattito sulla costruzione del comune? Saremo in grado di costruire alternative efficaci, tanto efficaci da riuscire a tenere viva questa discussione? Oppure verrà un giorno in cui semplicemente questa dinamica andrà a scemare o cominceremo a chiamare le cose con qualche nuovo nome? Io personalmente ritengo, però è veramente la mia opinione personale questa, e sono molto curiosa di sentire che cosa ne pensano gli altri. Io personalmente ritengo che, sebbene la definizione non sia unanime ed è quindi praticamente impossibile decidere se qualcosa è o non è un bene comune, c'è un modo per poter decidere se qualcosa è da considerarsi come un'espressione del comune, e la strada è quella di valutare se una determinata esperienza, una pratica, una risorsa o un materiale o immateriale che sia, se quel qualcosa opera come comune. E in questo caso possiamo considerarla un bene comune. E quindi come facciamo a definire che cos'è, che opera, che funziona come un bene comune? A mio avviso si tratta di andare a valutare l'esistenza di responsabilità diffuse, di forme cooperative e collaborative nella sua gestione, e il fatto che questa esperienza costruisce alternativa. Questo è il mio personale modo di effettuare questa valutazione, e a partire dalle esperienze che ho avuto modo di conoscere. Terza domanda: qual è il tipo di processo alla base di questi meccanismi? Il processo di costruzione del comune è lo stesso ovunque? La risposta è no, come ci ha appena detto Elettra. Ci sono situazioni che sono partite come risposta a una situazione specifica e che poi in corso d'opera si sono definite come esperienze di costruzione del comune, o si sono rese conto in corso d'opera di star operando in questa sfera. E nel mio campo, per esempio, io nella mia esperienza ne ho visti tanti di questi casi. Pensiamo agli orti urbani, si tratta di esperienze avviate da persone a livello di quartiere che volevano fare qualcosa per le esigenze che avevano nel loro quartiere, e a partire dalla loro esperienza si sono poi resi conto che quell'esperienza era un'esperienza di costruzione del comune. Ma questo è un qualcosa che è avvenuto in corso d'opera. Quindi cosa
in che modo possiamo individuare, quali sono le caratteristiche alla base di questi processi? Come ho detto, a mio avviso si tratta di caratteristiche che parlano di condivisione, collaborazione, cooperazione. Ma ci sono anche alcune esperienze tradizionali, diciamo, nel campo del bene comune, quelle che hanno a che vedere con la sfera delle risorse naturali. E che possono però insegnarci forse qualcosa, possono darci indicazioni utili su come migliorare i processi di gestione e costruzione del comune. Ed infine, ultime due questioni che volevo sollevare. Punto primo, l'aspetto giuridico è rilevante? La definizione, una definizione giuridica dell'esperienza di costruzione del comune è un qualcosa di rilevante o meno? La possibilità di una cornice legislativa che riconosce il bene comune è un qualcosa di utile ai fini della replicazione di queste esperienze? È possibile che alcuni aspetti, riuscire ad ottenere alcune modifiche legislative essenziali in determinati contesti può aiutare la riproduzione di queste esperienze anche in altri contesti? Pensiamo ad esempio proprio al caso delle fabbriche recuperate. In alcuni paesi ci sono leggi applicabili alle fabbriche occupate questo ha permesso una riproduzione di queste esperienze, o piuttosto quelle leggi sono state fonti di ispirazione per replicare in altri contesti queste esperienze. Quindi una penultima domanda è quella che della importanza o meno dell'esistenza di un quadro giuridico. Ed infine, ultimissima domanda, qual è l'interazione possibile tra l'esperienza di costruzione del comune e i servizi pubblici? Se ci attestiamo sulla definizione tradizionale dei beni comuni, ed insisto sul fatto che qui parlo di beni comuni, non di comune, la definizione è che i beni comuni siano non reversibili e non escludibili, e quindi in termini di definizione economica classica le due cose non combaciano, il bene comune e il servizio pubblico. Ma nel nostro caso invece questa definizione non funziona, perché stiamo parlando di esperienze pratiche molto variegate, e la questione di e poi c'è la questione controversa della famosa né con lo Stato né con il mercato. E io sono d'accordo con quanto appena detto Dora sul fatto che ci sono alcuni casi in cui lo Stato deve continuare ad avere la responsabilità della gestione di determinati settori, punto primo perché non sarebbe corretto deresponsabilizzare lo Stato in questo senso, e punto secondo perché le piccole comunità o i piccoli quartieri e territori non potrebbero mai ad esempio occuparsi di gestire le risorse idriche per l'intera città di Atene, per rimanere sul tema dell'acqua che mi è particolarmente familiare. Però mi chiedo se ripensare l'idea del pubblico, tenendo bene a mente l'idea del comune, non possa essere un qualcosa di utile che può aprire nuove strade. E mi fermo qui.